capito? Sente che sì. Vieni tutti. Allora, scusa, faccio una riunione di famiglia e non tiro fuori qualcosa da far venire una lacrimuccia? Non sia mai detto. Allora, signore e signori, questa è la storia dell'evoluzione della razza cisalpina Cicci. Non ho voluto scrivere vacche, ma comunque è quella lì. Allora, signori e signore, se volete ammirare, abbiamo la fotografia di biblioteche e università. Partiamo da sinistra. Qui sono i nonni con gli zii, i vostri genitori. Ne manca uno, manca Naldo perché era nella pancia della nonna. Questo è mio papà, sono partita proprio dalle origini, no? La mia mamma, qui in viaggio di nozze, qua sono piccinina, Pacino che crede che era magra e piccola, guarda. Nessuno che crede è possibile che ti da piccinina te eri magra, è quello. Lì piccinina, là a scuola, che mio zio Arnaldo, un giorno mi ha detto, ho portato a casa la pagella, zio. Sento già qua, tutti i cinque, neanche uno. Però mio zio va via, da lì un poco, torna a io e dice, mi avevo un dubbio, e quattro, tutti. E purtroppo era la mussa della famiglia. Vabbè, qui sono al mare, guarda che sgherlettine che ho, magre. Qua sua laguna, l'avevo sentita nominare la laguna, Sora Spiassi, laguna blu, no? Sora Spiassi, Garesi, mi mandava là al confino, perché mi lavorava e mi mandava là, non era né luce né acqua, niente, con le pecore veniva a casa che spussava la pecora. E qua piano piano, qua sono all'asilo, qua un po' più grandina, poi l'evoluzione, sono diventata figa. Insomma, qua è il periodo del fidanzamento del mio marito, cioè, cominciava a mettermi le minigonne, doveva calappiare l'usello, no? Qua mi sono sposata e qui ho avuto i miei frutti, la razza cisalpina che continua. È nato Alberto, proseguiamo di qua, Alberto un po' più grande, la mia grande passione è il mare, fare sub, fare snorkeling, ad un metro che qualcosa. Il mio 25esimo, che qualcuno forse se lo ricorderà. Poi il mio bambino ha incontrato la signora Andrea. E qui si prosegue con la razza cisalpina, che però me la sono imbastarda. Tanto appunto mi la razza, siete voi che la venite ancora bene. Se no, puro con puro, mia fuori di roba che non va mia bene. E è nato Filippo, piccinino. Poi qui è incinta. E qui in alto c'è Filippo che presenta Pietro. Qui c'è Alberto con i suoi piccinini. E lì prosegue, qui siamo i giorni nostri. Questa è l'evoluzione della razza cisalpina. Grazie a mia mamma, a mia zia. Che insomma, e questa è la zia Flora, certo, non sito. Questa l'hai detto mamma. Pensati, via Mazzini. Cominciavo già da piccola a frequentare via Mazzini. E sono più tempo. Basta, non vi rompo più e lascio il posto al cantante. Ciao!